Bentornati o benvenuti sul canale se siete dei nuovi iscritti e benvenuti in questo nuovo video. Come avete visto dalla copertina, oggi un video assaggio. Infatti non potevo non andare a comprare i nuovi gelati di Nestlé che ho visto in pubblicità alla televisione. Queste due ragazze che volteggiano sfidandosi a colpi di cuscino hanno attirato la mia attenzione, quindi li ho trovati nel supermercato all'Esselunga e ho deciso di acquistarli. Ne ho acquistati soltanto due, ovvero questo qui al gusto pistacchio e questo qui vaniglia e caramello. Ce n'erano altri, ma ho scelto di acquistare solo questi qui. Un po' perché sennò divento 185 kg se mi metto veramente ad assaggiare tutti quanti i gelati, un po' anche per il costo, perché hanno un costo diciamo un po' elevato per essere soltanto 4 coni gelato. Quindi adesso vado ad assaggiare soltanto questi due, ma non prima di avervi ricordato di iscrivervi al mio canale attivando la campanella, così da non perdere nessuno dei miei video. E ovviamente se vi va seguitemi anche su Instagram, trovate in sovraimpressione il mio nome, ma anche tutto quanto giù nell'info box. Allora, inizio con il dirvi il prezzo. Una confezione di gelato Extreme Cookie di Nestlé costa 4,99 euro, quindi 5 euro per 4 coni gelato, che adesso andiamo ad aprire, ma insomma non è che la confezione è enorme, quindi non credo che siano grandissimi, perciò il costo a mio avviso è elevato. Ci sono 4 gusti: Extreme Cookie con vaniglia e caramello, che è questo qui, Extreme Cookie con pistacchio e gusto panna, che è questo qua, io me li sto leggendo sul telefono. Poi abbiamo Extreme Cookie con nocciola e Extreme Cookie panna. Io nocciola e panna non li ho acquistati, ho preso i gusti che più mi ispiravano. Io adoro il pistacchio, adoro il caramello e quindi ho scelto questi. Qualora voi voleste proprio sapere che cosa ne penso io di questi altri due gelati, niente, scrivetelo nei commenti e ingrasserò per voi, scherzo, e andrò a comprarli e vi dirò il mio parere. Questo video assaggio ovviamente è solitaria, perché essendo appunto dei coni biscotto contengono il glutine, quindi mio marito non può essere qui con me in questo video purtroppo e non mi può dare il suo giudizio, ma quindi vi dovete accontentare di me e soltanto della mia opinione. Io direi di andare ad aprirli innanzitutto, così li possiamo vedere. Ecco qui il cono, eccolo qua, Extreme Cookie, si vede fuori il biscotto e qui c'è l'immagine del pistacchio. Qui è vuoto, insomma, cioè io lo schiaccio, quindi vabbè. Andiamo ad aprire e ad assaggiare il primo, questo qui, al pistacchio. Togliamolo proprio tutto così, ecco, vi faccio vedere. Come vedete non è enorme. Questo è da chiuso e questo è da aperto. Come sempre facciamo il confronto tra realtà e immagine. Beh, insomma, una metà è pistacchio e l'altra è panna, ma non è che si intuisce granché. Eccolo qua, in primo piano il pistacchio, vedete questo leggero verdino? Il topping sopra me lo aspettavo francamente più croccante, essendo questi pezzi di biscotto, però non è male. Il cioccolato, questo qui, praticamente tutto attaccato alla carta. Il topping me lo aspettavo più extreme. Anche se sente proprio poco, pistacchio impercettibile secondo me. La panna veramente classico cono, non è tutto questo gran po' di innovazione, ma che finalmente sono riuscita a inquadrare questa parte leggerissimamente più scura, se si riesce a intravedere, è il pistacchio. Questo qui è la panna. Voi capite perfettamente che non è uguale, perché se voi vedete questo lo dà proprio verde verde, ma non mi pare proprio.
assaggiamo il cono. Il cono merita, ragazzi. Dentro è un pochino più pistacchioso, ma io mi aspettavo un pistacchio un po' più prepotente. È tornata la panna. Il cono è veramente buono, eh. Gelato finito. Questo qui è tutto cioccolato. Alla faccia del cornettino di cioccolato c'è veramente 55 kg di cioccolato. Voto per il pistacchio 4. Il pistacchio secondo me non si sente. Molto la panna, buona. Il biscotto veramente voto 8, buonissimo. Il fondo è proprio super mega biscottoso. Il topping gli diamo un 5 al 6, appena sufficiente, non perché non sia buono. Speravo qualche pezzettino di pistacchio, qualcosina, zero, non, insomma, no. Buono, però mi aspettavo forse qualcosa in più. Proviamo adesso questo al caramello, che è quello, insomma, dove io sinceramente ripongo le mie speranze perché io amo il caramello. Allora, sempre uguale identico, non cambia la confezione all'interno, vedete? Uno però ha il coperchio verde, invece questo qui ha il coperchio marroncino. Qua cadono pezzi di cioccolato. Allora, voi mi direte perché fa quella faccia? Aspettate. Caramello. Scusate, ma se qua avete messo il caramello, ma due pistacchietti qua? No? Ma vabbè. Allora, già partiamo meglio perché se tu mi fai qualcosa al caramello, ci sta che qui mi metti la vaniglia. Mi metti anche il caramello. Adesso, se il caramello è solamente qui sopra, non so se vedete la mia faccia, ma pollice verso. Se lo troviamo anche all'interno, ottima cosa. Allora, assaggiamo. Il biscotto sopra è sempre morbido. Buona vaniglia. Si sente. Per adesso solo vaniglia. Quella puntina lì, aspettate, eh. Una venatura c'è. Allora, le venature ci sono, però pochissime. Finito il caramello. Un biscotto veramente buono. Era così. Non c'è più caramello. Vabbè. Caramello. Un po' come il pistacchio, eh? L'ha visto col binocolo proprio. Però, tra i due, almeno c'è un po' di topping sopra di caramello. Però, raga, che me scrivete caramello e vaniglia? Vaniglia. Topping di caramello, cioè. Questo è tutto il caramello che voi avrete. Esternamente le goccine di cioccolato vedete proprio poche, eh? Però è buono, questo è buono. Dopo questi gelati vado a bere un po' d'acqua e vi dico la mia considerazione finale. Allora, eccomi qui per le considerazioni finali su questo cono gelato. È buono. Perché è buono, il cono a biscotto è friabile ma croccante allo stesso tempo, quindi è proprio una combo particolare, ha un buonissimo gusto. Il cioccolato all'interno è veramente consistente, ce n'è veramente tanto, quindi è buono. Secondo me non ci siamo molto sui gusti di gelato in sé, perché il pistacchio non si sente, praticamente è soltanto panna. Il caramello non si sente molto. C'è una microvenatura che sinceramente fa ridere, quindi non si sente neanche quello. Sui gusti, secondo me, è molto da rivedere. Questo gelato ha puntato tutta la sua forza, secondo me, sul cono, sul fatto che è fatto di biscotto e non di classica cialda. E allora in quel caso, ok. Però se uno lo prende perché vuoi assaggiare la cialda, in più, come ho fatto io, mi piace il pistacchio, mi piace il caramello, proviamo a vedere com'è. Allora, non vi aspettate un gelato gusto pistacchio, il pistacchio non si sente,
non ci sono pezzi di pistacchio sopra come topping. Idem il caramello si sente pochissimo, ha qualche venatura, un po' di topping c'è, però non è questa cosa così da dire ah oh mio Dio, finalmente un gusto diverso. Sa, uno di panna e l'altro di vaniglia, punto e basta. Non c'è una grossa differenza come gusto di gelato. È deludente perché sulla confezione ci sono i pezzi di pistacchio, e allora perché non mettermelo? Ho capito, il cono è molto buono, però non può essere solo cono, perché io prima mangio qualcosa prima di arrivare al cono, non è che mangio il cono e poi il resto. E quindi un pochino sono rimasta delusa da questo. Resta un buon gelato, un gelato mangiabile. Chissà appunto come potrà essere allora a questo punto quello alla nocciola. Avrei forse dovuto prendere quello, perché se ho ben capito è tutto gelato alla nocciola. Poteva essere forse più buono, non lo so. Ce n'è uno solo alla panna, ma a questo punto tanto il prezzo è uguale, anche questo sta di panna. Quello alla nocciola adesso mi è rimasto qua. Fatemi sapere nei commenti se voi avete assaggiato quello alla nocciola com'è. È buono, si sente il gusto di nocciola, è abbastanza intenso, è piacevole da mangiare. Fatemelo sapere nei commenti e fatemi sapere se volete che io assaggi quello, qualora voi non l'abbiate mai assaggiato, se no io mi risparmio questi 5 euro sinceramente, perché sì tutto molto buono, però mangi una volta. Ecco, per esempio il Magnum Purgatorio, quello l'avrei mangiato più e più volte, perché era veramente un gusto molto particolare che mi è rimasto impresso. In generale avevo delle aspettative molto alte su questo gelato e un pochino sono state deluse. Quindi se vi devo consigliare l'acquisto, uno solo, non due come ho fatto io, sappiate che i gusti non sono così decisi. Vale la pena forse provarlo solo per assaggiare il cono, quello sì, assolutamente, quindi ve lo consiglio in parte. E quindi fatemi sapere che cosa ne pensate voi nei commenti, fatemi ovviamente sapere se avete assaggiato quello che vi manca, sì, ma anche questi, voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto? Non vi è piaciuto? Lo volete assaggiare? Vi ha aiutato questo video? Scusate se magari non sono sembrata così entusiasta, ma davvero ci sono rimasta un po' male, perché ci credevo fino in fondo al caramello e al pistacchio, ma tutto sommato io mi diverto a fare questi contenuti, quindi spero di avervi fatto passare un pochino di tempo sorridendo e magari facendovi venire anche un po' voglia di mangiare il gelato, così mi sapete dire che cosa ne pensate voi a casa. Per adesso io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video e per non perderlo ricordatevi di iscrivervi con la campanella attivata, così vi arriva la notifica. Di sicuro non ne perderete un altro assaggio qualora io dovessi farne. Sto cercando in effetti qualche gelato in più di quelli nuovi che sono usciti, ma non sto trovando quello che voglio io. Appena lo riuscirò a trovare, sperando che sia senza glutine, così ci sarà anche mio marito con me, io ovviamente sarò qui a mangiare per voi e insieme a voi. E io comunque, prima di salutarvi, voglio ringraziare tutte le persone che ogni giorno scelgono di iscriversi al mio canale. Grazie davvero, perché siete sempre di più e io sono davvero super contenta. E quindi ci si vede tutti quanti al prossimo video. Ciao!